Sì, con soddisfazione, una storia che viene da lontano. Siamo all'inizio del 2020, ero all'epoca presidente della Commissione Sanità, l'organismo toscano del governo clinico diede un'indicazione di andare verso un processo di semplificazione, poi sappiamo c'è stato il Covid e quello che c'è stato, oggi finalmente la Regione Toscana si adegua a una normativa di semplificazione, i bambini potranno tornare a scuola anche dopo 5 giorni di assenza, senza certificati medici e senza, diciamo, un aggravamento di carattere burocratico ma essenzialmente amministrativo che molte volte compete in questi casi ai pediatri, quindi c'è un alleggerimento del lavoro amministrativo, delle funzioni mediche che invece devono concentrare essenzialmente la propria attività sull'aspetto di cura e di visita ovviamente dei bambini. Qui riguarda una fattispecie particolare, ovviamente non riguarda tutte le questioni riferite a infezioni o malattie gravi che riguardano il livello nazionale, pandemie come nei casi in cui la normativa nazionale sovraintende ovviamente alle normative di carattere regionale. Credo che sia in linea con il cambio della medicina, perché bene o male questa era una burocrazia del tutto inutile, tant'è vero che non c'è stato un passaggio di tipo politico se non quello dell'unanimità. Per conseguenza io credo che questo possa essere il primo di tanti atti che sburocratizzino un pochinino l'attività dei medici, specialmente dei medici di famiglia, che sono oberati in questo momento di carenza di medici di medicina generale da tanti orpelli di tipo amministrativo che bene o male dovrebbero esserne assolti. Su questo ci sono due passaggi importanti, uno di un gruppo interministeriale fatto addirittura all'inizio degli anni 2000 e poi c'è stato un passaggio nell'organismo toscano del governo clinico nel 2020 che ha richiarito come la contagiosità di una malattia, la scienza ormai ha evidenziato che c'è nella fase di incubazione e all'inizio dei sintomi, non alla fine della sintomatologia. E quindi il certificato dopo 5 giorni di assenza è un certificato che non ha nessuna valenza da un punto di vista della riduzione dei contagi. Si dice anche che è molto più efficace abituare i bambini a lavarsi le mani, a arieggiare le classi, questi sono più metodi che davvero aiutano alla riduzione della diffusione delle malattie. E quindi non c'è nessun motivo scientifico per avere la certificazione dei 5 giorni dopo 5 giorni di assenza. Quindi, per un principio di semplificazione, dalle leggi Bassanini è un principio fondamentale del nostro ordinamento, le regioni hanno la potestà legislativa di eliminare quelle certificazioni mediche che non hanno più una valenza scientifica e con questo principio noi andiamo a inserire un articolo nella norma toscana che stabilisce che dall'entrata in vigore della legge che oggi abbiamo approvato non ci sarà più bisogno del certificato per rientro a scuola. Ci tengo a precisare che prima di approvarlo ovviamente sono stati sentiti i rappresentanti delle scuole, c'è il parere della Commissione Quinta che è stato positivo, il parere della comunità scientifica, dei pediatri toscani che sono assolutamente d'accordo in questo senso. Ovviamente, e l'ultima cosa, sono fatte salve le disposizioni che si devono attuare nell'ipotesi nella quale, come abbiamo visto per il Covid, purtroppo si diffondesse una malattia infettiva grave e pericolosa. In quel caso la disciplina vigente permette di reintrodurre certificazioni, di introdurre misure limitative della diffusione e la legge che noi abbiamo approvato non ostacolerebbe minimamente tali provvedimenti. Entra in vigore dopo la pubblicazione, ci sarà il passaggio alla promulgazione da parte del Presidente e la pubblicazione dopo 15 giorni la pubblicazione entrerà in vigore, quindi è presumibile tra una ventina di giorni. È un provvedimento che semplifica la vita sicuramente ai pediatri e ai medici, ma soprattutto alle famiglie che ancora oggi si ritrovavano a fare i conti con un documento che, come è stato detto anche all'interno della Commissione, è obsoleto. Infatti è stato superato da 11 regioni. Quindi d'ora in poi i ragazzi potranno rientrare nelle scuole, naturalmente in condizioni di salute ottimali e come saranno poi i genitori stessi e i medici a consigliare, ma senza bisogno di un foglietto per cui alcune volte era necessario doversi recare dal medico per poter prendere proprio nei giorni in cui magari il ragazzo era ancora a casa, specialmente con i bambini più piccoli e per le famiglie anche monogenitoriali o con poco supporto era una difficoltà in più. Quindi aiutiamo le famiglie, alleggeriamo la burocrazia per i medici e secondo noi facciamo un servizio a tutta la collettività.
tema della desertificazione bancaria, cioè della chiusura degli sportelli bancari, è una questione che impatta in modo duplice sul territorio. È quello che è emerso nelle audizioni che abbiamo fatto in commissione. Non c'è solo il tema molto rilevante del fatto che scompare uno sportello bancario e che quindi molti servizi, soprattutto per le persone più anziane o per coloro che hanno difficoltà di accesso ai servizi digitali, scompaiono. Ma c'è anche il fatto, dimostrato dai dati, che la diminuzione degli sportelli sta comportando anche una diminuzione degli affidamenti in termini di credito alle piccole e medie imprese di questi territori. Noi abbiamo il 25% dei comuni della Toscana che sono o senza sportello bancario o con uno solo di sportelli bancari. E se pensiamo a quello che significa in termini di servizi e in termini di difficoltà di accesso al credito per le piccole e medie imprese, capiamo quanto questo tema sia rilevante. Abbiamo una bella eccezione in questo panorama, il sistema del credito cooperativo. Il 39% degli sportelli del credito cooperativo in Toscana sono nei territori delle aree interne e montane. Però se non c'è una revisione a livello europeo di alcuni parametri che vengono applicati in modo molto rigido, chiaramente questi istituti, che per loro vocazione sono a maggior contatto con il territorio, rischiano di essere penalizzati e di dover essere costretti a una contrazione degli sportelli in virtù del rispetto di alcuni parametri. Quindi la richiesta della Commissione alla fine di queste audizioni è duplice: da una parte sostenere esperienze come gli sportelli mobili che alcune banche stanno mettendo in atto per coprire il territorio regionale, dall'altra la richiesta al governo che in sede europea vengano introdotti criteri di proporzionalità, perché non si può applicare al grande gruppo bancario gli stessi identici criteri di una banca di credito cooperativo e soprattutto non si può pensare che i costi dipendano solo esclusivamente dagli sportelli. Sì, continua il filone dell'adesione unanime alle proposte di risoluzione delle aree interne. Per quanto riguarda il rafforzamento del sistema bancario delle aree interne, abbiamo dato un voto, diciamo, favorevole, però con alcune precisazioni. La prima è che la Commissione stessa, nel momento in cui Poste Italiane annunciava il piano Polis con un investimento di 800 milioni in 5 anni, proprio su tutti quei comuni che sono all'interno anche delle aree interne, si parla di 7.000 comuni in Italia, fa un appello sostanzialmente un po' sì, incisivo, ma che deve tener conto del fatto che il sistema bancario, per radicarsi nelle aree interne, deve necessariamente fare in modo che sia la politica probabilmente a riportare quelle condizioni necessarie al credito per attestarsi, mentre Poste Italiane oggi probabilmente è l'interlocutore principale della maggior parte dei residenti, persone che hanno un'età molto, diciamo, avanzata, per quanto riguarda tutta una tipologia di servizi che questo piano Polis sta annunciando. Per quanto riguarda invece il FESR, sì, abbiamo anche qui dato pieno mandato e adesione alla proposta di risoluzione che impegna finalmente la Giunta a destinare quote rilevanti del FESR, però abbiamo chiesto anche al Presidente Nicolai ora di essere di parola, così che la Giunta regionale possa sostanzialmente veramente tener fede agli impegni che oggi tutta l'Aula ha votato all'unanimità. Questa mattina un incontro molto, molto proficuo con l'ufficio di presidenza, con la volontà comune di iniziare dei percorsi a difesa dei diritti delle donne di tutta la regione toscana, perché il nostro obiettivo da sempre è quello di costruire una cultura di parità e allo stesso tempo cercare di abbattere discriminazioni, stereotipi di genere che sono alla base della violenza. Secondo noi questo rapporto stretto di collaborazione con Lucia Annibali, la nuova difensora civica, darà veramente l'opportunità a tutte le donne toscane di essere più forti e di essere maggiormente difese.
È stato un incontro questa mattina molto positivo, molto proficuo, ci siamo appunto confrontate sui vari temi, vari aspetti che coinvolgono le donne, pari opportunità ma anche naturalmente violenza. Abbiamo già in programma alcune attività da svolgere insieme, quindi unire le forze della difesa civica regionale con la Commissione Pari Opportunità e magari anche lanciare dei progetti pilota di cui poi questa regione può così essere orgogliosa. Questo è il nostro augurio e naturalmente l'obiettivo è quello di esserci sempre, di esserci con forza. Sì, devo dire ho molto apprezzato questa scelta del Presidente Mazzeo, che condividiamo con tutti noi consiglieri, di ricordare un anno di guerra però con un inno alla pace, alla gioia, alla vitalità e alla creatività che la poesia rappresenta. Come dico spesso, noi spesso non riusciamo ad impedire il male, non abbiamo le forze per far sì che le cose non succedano, per tornare indietro nel tempo e azzerare gli effetti nefasti delle scelte scellerate dei governanti. Però quello che possiamo fare è non lasciare al male l'ultima parola, e la poesia è uno dei modi che gli esseri umani hanno inventato per non lasciare alla sopraffazione l'ultima parola. Ecco, io trovo che premiare oggi Ludmilla sia un modo per ricordarci che la vita, il bello esistono, resistono, ed è quello che dobbiamo gridare contro la guerra che ormai da un anno devasta una terra, uccide le persone, getta nello sconforto chi rimane e angoscia tutti quanti. Sono molto grata, mi fa molto piacere di ricevere questa premia, però sono anche molto nervosa. Дуже нервуюся. Відчуваю справді щастя, я дуже вдячна. Хочеться підкреслити, що molto importante che l'Italia supporta la cultura e anche la poesia ucraina, è molto importante per noi e grazie alla gente che organizzano tutto quello e organizzano anche queste premie. Non posso immaginare che è già passato un anno, è molto difficile perché tempo non abbiamo sentito questo tempo. Un poeta di Serbia ha detto una frase che se noi abbiamo dolore, se ti picchiano, diciamo, passa tempo, non si può dimenticare o scancellare questi sentimenti. Quindi è passato un anno e noi non possiamo dimenticare il nostro dolore. Ludmilla Diacenco, abbiamo davvero l'onore di averla qua. Dopo un viaggio assai accidentato è riuscita dall'Ucraina a venire proprio nel giorno dell'anniversario della guerra tra la Russia e il paese. E che dire, è un momento molto emozionante. La sua scrittura è una scrittura che non è direttamente una scrittura civile e le sue poesie non riflettono, come dire, non le ha scritte durante quest'anno di guerra. Però la sua poesia ha una grande attenzione al rapporto tra Occidente e Oriente. E lei è una studiosa di filologia, quindi anche delle religioni, quindi il rapporto tra il cristianesimo e il Corano e la Bibbia, quindi la sua è una meditazione su ciò che sono i valori della civiltà. Addirittura lei pone il conflitto tra l'Ucraina e la Russia come se questa Ucraina centrale fosse proiettata nella terra di Palestina. Quindi la sua è una poesia sapienziale, una poesia di grande meditazione sui temi come l'altro.